E loro poi cosa ho fatto? Pensando e amando l'Oltre Po, ho dato la vita all'Oltre Po Pavese. In audizione pubblica proponevo al dottor Miglio Risi, che presiedeva l'Unione Italiana Vini, mi invitò nel camerino dicendomi: cosa facciamo con sto Barbacarlo? Se le diamo il classico. E io ho detto: vede, dottore, il classico, la 930 del 63, attribuisce la zona ritenuta più antica. Barbacarlo non è una zona. Zone Lomelline, zone Oltre Po. E se le diamo Sopraffino, dico, quella è una Borgelletta. Insomma, cosa possiamo fare? Facciamo una cosa, dottore. Facciamo un Oltre Po Pavese DOC, con un articolo che possa tutelare come sottozona DOC i nomi riferenti alle località, le fattorie e i comuni. E lui mi fa: disposto a firmare? Certo. È uscito poi il decreto datato 6 agosto 70, dove dava all'Oltre Po questa combinazione: chiunque producesse nel suo luogo di produzione poteva tutelarsi ad hoc come sottozona. Cose mai recepite. Per arrivare nel 79, che ho fatto un'associazione, ho preso un giovane avvocato, ho messo come presidente, poi regolamento, statuto, un po' troppo rigido, perché in base a quello che avevo proposto, intendevo che il vino doveva portare il nome del luogo che lo partoriva, perché la qualità sta lì. È mancato il credo. Non ci riconoscono, non ci danno soldi, e io dico: ci vuole la buona volontà. Ma si arriva all'assemblea e mi sento dire che bisogna piantarla lì. E allora io dico al presidente: cosa vi hanno dato? E lui mi fa: maga ragione. Va bene, ma non basta la ragione. L'associazione si chiamava con i vigneiuoli dell'Oltre Po Pavese. Ed è caduta. Adesso quando mi parlano d'associazioni mi si addrizzano quei due capelli che ho ancora in testa.